Evviva! Bene, presidente, dai, questa. Taglio del nastro ieri mattina nel comune di Colli al Metauro per l'inaugurazione della nuova rotatoria a Villanova, che ha messo in sicurezza l'incrocio tra via Carbonara e via Ponte Metauro. L'opera, già in programma dalle passate amministrazioni, permetterà il rallentamento del traffico consentendo una maggior sicurezza all'ingresso della frazione e degli incroci a raso che si affacciano su via Ponte Metauro e via Roncaglia. Un occhio di riguardo è stato posto anche per i pedoni con la realizzazione di un nuovo marciapiede a lato della rotonda. Alla cerimonia presenti il sindaco Aguzzi, gli assessori, i prosindaci e il consigliere comunale, mentre per la provincia di Pesaro e Urbino erano presenti il presidente Paolini, il dirigente e l'architetto, oltre agli amministratori della ditta LIM della famiglia Taus e i titolari della ditta Satise. Da 5 anni era già prevista questa rotatoria, la doveva realizzare una ditta privata in convenzione con l'amministrazione comunale dell'allora comune di Montemaggiore, poi tra le burocrazie, tra i cambi di amministrazione, tra il commissario e la fusione che poi è avvenuta, quest'opera è rimasta in disparte, l'abbiamo rispolverata, abbiamo chiesto alla ditta di proseguire questo iter anche se la convenzione era scaduta perché erano già passati 5 anni e oggi siamo qui a inaugurare un'opera che comunque rende più bello questo luogo perché è veramente bella questa rotatoria. Il progetto ad opera dell'ingegnere Stefano Suini aveva come costo iniziale di 130.000 euro, tutti a carico della ditta LIM. L'amministrazione comunale poi ha copartecipato con un finanziamento di 8.000 euro per la realizzazione dei nuovi marciapiedi. Sempre con maggior difficoltà si riescono a dare le giuste risposte ai territori per mancanza di fondi, mancanza di progetti, mancanza di personale. Quando si riesce, come in questo caso, ad inaugurare un'opera, è comunque una grande soddisfazione. Ma i lavori nel comune di Colli al Metauro non finiscono qui. Il prossimo cantiere vedrà la realizzazione di un'altra nuova rotatoria a Calcinelli. È un'opera indubbiamente importante che si unirà alla futura rotatoria che vedrà la luce tra pochi mesi nella fase primaverile qui all'uscita della superstrada di Calcinelli, che proprio stamattina insieme alla provincia abbiamo concluso come iter burocratico e la gara d'appalto partirà entro questo anno per poi, ripeto, realizzare i lavori la prossima primavera.